Qualche mese fa noi abbiamo presentato una lettura di Calvino e io stavo, mi piacerebbe dire, rileggendo, ma naturalmente stavo sfogliando per aver avuto il tempo di rileggerli, magari, le lezioni americane. E questo racconto mi sono ricordato, cioè me l'ha ricordato quel testo, è citato da Calvino nelle lezioni americane. E mi sono ricordato che in realtà questo racconto è anche citato da un altro, sì, critico, possiamo dire, intellettuale a me molto caro, che è Walter Benjamin. E quindi niente, ho ripescato questo. Questo è un racconto che in realtà per noi italiani ferisce particolarmente, se ci pensiamo, perché è un racconto che è uscito nel numero speciale di un giornale, cioè qui è datato 1921, ma in realtà era uscito su un giornale nel Natale del 1916, cioè durante la guerra mondiale. E in un certo senso descrive e ci fa toccare il disagio di quello che per noi era il nemico, perché Praga è ovviamente, sì, nell'Austria-Ungheria, quindi lui era cittadino dell'impero asburgico, era fondamentalmente il nemico per noi, no? E forse non è male in questo momento ricordarci anche che i nemici soffrono, che i nemici sono esseri umani. E il racconto si titola Il Cavaliere del Secchio. Sento sussurrare, quindi lo conoscete. Non è poi così ignoto. Consumato tutto il carbone, vuoto il secchio, inutile la pala, freddo il respiro della stufa, la camera satura d'aria ghiacciata. Davanti alla finestra alberi irrigiditi sotto la brina. Il cielo, uno scudo d'argento opposto a chi gli chiede aiuto. Debbo ad ogni costo avere del carbone. Non posso gelare dietro di me la stufa spietata. Davanti a me il cielo spietato. Che altro mi resta se non infilarmi di misura tra i due e cavalcare dal carbonaio in cerca di aiuto? Ma quello ormai è indifferente alle mie solite preghiere. Gli debbo provare con ogni evidenza che non possiedo più neppure un grano di carbone e che lui quindi rappresenta per me il sole nel firmamento. Dovrò farmi avanti come il mendicante che rantola vicino a crepare, cui la cuoca si deciderà a infondere goccia a goccia i resti dell'ultimo caffè. Così il carbonaio, furente ma investito dal raggio del comandamento non uccidere, sarà costretto a gettarmi una palata nel secchio. Deve deciderlo la mia ascesa. Per questo vado da lui, a cavallo del secchio. In veste di cavaliere del secchio, stringendo il manico, la più semplice delle briglie, scendo con difficoltà le scale. Una volta in basso, magnifico. Magnifico, il secchio comincia a salire. Sotto il bastone del Signore non si scuote, non si solleva con più leggiadria un cammello accovacciato al suolo. Lungo la strada indurita dal ghiaccio si procede a trotto regolare. Spesso salgo al livello dei primi piani, mai scendo fino agli usci. E a un'altezza eccezionale oscillo davanti al carbonaio, in fondo al quale l'uomo scrive, rannicchiato davanti al suo tavolinetto. La porta per fare uscire il calore eccessivo è aperta. Carbonaio, grido, con voce cupa per la vampa del gelo tra le nuvole di fumo del mio alito. Carbonaio, ti prego, dammi un po' di carbone. Il mio secchio è così vuoto che posso andarci a cavallo. Sii buono, ti pagherò appena posso. Il carbonaio porta la mano all'orecchio. Ho sentito bene, chiede senza voltarsi a sua moglie, che lavora a maglia accanto alla stufa. Ho sentito bene, clienti. Non sento nulla.
dice la moglie respirando tranquilla sopra il suo lavoro con un piacevole tepore sul dorso. «Ma sì, grido, sono io! Un vecchio cliente fedele, affezionato, per il momento però senza mezzi!» «Moglie», dice il carbonaio, «guarda che c'è qualcuno, non posso sbagliarmi tanto. Deve essere un vecchio vecchissimo cliente se sa parlare così al mio cuore.» «Cos'hai?» fa la donna stringendo per una breve pausa il suo lavoro contro il petto. «Non c'è nessuno, la strada è vuota, i clienti sono tutti riforniti. Potremmo tenere chiuso per 2 giorni e riposare.» «Ma sono qui, seduto sul secchio!» grido, mentre lacrime insensibili di freddo mi velano la vista. «Alzate gli occhi, per favore, mi vedrete subito! Vi chiedo una palata sola, ma se me ne darete 2, mi renderete felicissimo! Tutti gli altri clienti sono riforniti! Ah! Che già odo lo strepito nel secchio!» «Arrivo», dice il carbonaio e si accinge a salire con le sue gambe corte la scala, quando la moglie gli è accanto, lo afferra per un braccio e dice: «Rimani qui. Se continui nella tua ostinazione, salirò io. Ricordati che hai tossito stanotte. Ma per un affare, sia pure immaginario, dimentichi, moglie e figlioli, sacrifichi i polmoni. Vado.» «Digli allora tutte le qualità che abbiamo in magazzino e i prezzi te li grido io.» «Bene», dice la moglie e sale in strada. Naturalmente mi vede subito. «Signora carbonaia», grido, «la riverisco. Solo una palata di carbone qui nel secchio, ecco, la porterò io stesso a casa. Una palata del peggiore. La pago, naturalmente, ma non ora. Non ora, non ora!» Suono di campane delle due parole, «non ora». Come si mescolano sino a confondersi con le note serotine che si odono dal campanile vicino. «Cosa vuole dunque?» grida il carbonaio. «Nulla», replica la moglie, «proprio nulla, non vedo nulla, non sento nulla. Suonano le 6 piuttosto, chiudiamo. Che freddo, domani avremo ancora molto lavoro, penso, non vede nulla, non sente nulla.» Tuttavia si slaccia il grembiule e agitandolo cerca di cacciarmi via. Purtroppo le riesce. Il mio secchio ha tutte le qualità di una buona cavalcatura, non ha resistenza, è troppo leggero. Basta un grembiule perché sollevi le zampe da terra. «Cattiva!» le grido dietro, mentre quella, accingendosi a rientrare nella bottega, metà sprezzante e metà soddisfatta, agita una mano per l'aria. «Cattiva! Ho chiesto solo una palata del peggiore e tu non me l'hai data!» Quindi salgo nelle regioni delle montagne di ghiaccio e mi perdo irrevocabilmente.